indossato caschetto e giubbotto, hanno potuto spegnere fuochi in assoluta sicurezza, calarsi sull'asta e addirittura salvare un gattino, ovviamente di peluche. Così ad Arezzo si è realizzato il sogno di molti bambini, quello di sentirsi pompiere per un giorno. Se si guarda un attimino le statistiche, domandando ai bambini cosa vogliono fare da grande, questo ci riempie di gioia, perché il 95% chiedono i vigili del fuoco, quindi siamo al primo posto. Al Parco Pertini è infatti tornato Pompieropoli. È un percorso che noi ludico, sono tutti ostacoli un po' di tipo pompieristico. Noi andiamo nelle scuole a portare la nostra esperienza di ex vigili del fuoco. Poi magari dopo 3-4 incontri la scuola ha piacere, magari il sabato mattina, di lasciare i bimbi liberi di fare questo percorso. Noi partiamo con il bambino viene vestito con una pettorina con la scritta Vigile del Fuoco, un elmo in testa, sale la scaletta dove c'è una pertica che vuole imitare un attimino quello che è la pertica presente presso tanti comandi d'Italia. Poi abbiamo uno spezzone di scala italiana messo a terra, dei cerchietti a terra, una trave. Quello sono ostacoli che servono soltanto per far capire al bambino che è importante, quando si cammina, guardare dove si mettono i piedi, quando c'è qualcosa che non siamo abituati, quindi bisogna guardare. Poi ovviamente fra i vari percorsi lo spegnimento del fuoco è quello che attira più tutti i bambini.